Sono emozionato, sì, non come 5 anni fa, devo dire. Oggi so cosa mi aspetta. Invece 5 anni fa veramente ero spaventato dal non sapere a che cosa stessi andando incontro. È una bella emozione, comunque ho detto, i cittadini di Lecce hanno voluto tenermi tra i piedi altri 5 anni e peggio per loro. E comunque è soprattutto a loro che va il mio pensiero in questo momento. Devo cogliere anche questa occasione per ringraziarli ancora una volta per la fiducia che mi hanno voluto esprimere con quel voto del 6 e il 7 di maggio, che è una attestazione di stima nei miei confronti e di fiducia che io spero di meritare con il lavoro che andremo ad affrontare a partire dai prossimi giorni, perché le sfide sono grandi in un momento di difficoltà, ma questa, l'ho detto, questa città, questa gente, questa comunità ha le carte in regola per uscire forte più di prima da questa situazione di disagio, che è una situazione di disagio complessivo. E questa responsabilità, ripeto, io la sento forte sulle mie spalle e so che il mandato dei cittadini è l'unico impegno, il più grande impegno che io ho in questa mia azione amministrativa. Tutto il resto viene dopo, l'attività dell'amministrazione va avanti. E qualcuno mi ha accusato di aver fatto in questi anni non solo il sindaco, ma aver fatto anche l'assessore, il dirigente della ragioneria, eccetera. Ho la fortuna di, come dire, una cosa è certa, sento di conoscere la macchina amministrativa molto bene e quindi so quali sono le parti nelle quali bisogna intervenire immediatamente. Quindi al momento l'attività continua, ci sono degli argomenti che stiamo affrontando, sto già lavorando alla redazione del nuovo bilancio, quindi non voglio dire che la giunta sia un dettaglio, perché la giunta è importante, però voglio rassicurare i miei concittadini che l'attività amministrativa non si blocca. E poi so anche che, al contrario di 5 anni fa, oggi ho la possibilità di chiudere questa questione della giunta in tempi molto più ridotti. Ci saranno tecnici? No, non lo escludo. No. Nei primi 100 giorni? L'ho detto, la prima questione che affrontiamo da subito è la battaglia sull'Imu. Il 24 io sarò a Venezia insieme agli altri sindaci per ribadire la necessità che questa imposta, così come è stata congegnata, venga rivista, ma soprattutto per far valere le ragioni di un comune come Lecce e di quei comuni, e sono pochissimi purtroppo, sennò la voce si sentirebbe più grossa, che vengono comunque penalizzati da un'architettura di questo tipo. Perché ci saranno donne in giunta? Ci saranno donne, è chiaro. Lo prevede il nostro statuto. Si è parlato tanto. Lo prevede il nostro statuto ed è una esigenza che io ritengo di confermare, perché è giusto che entrambi i sessi vengano rappresentati all'interno dell'organo esecutivo. Mi dispiace francamente che il risultato sia da una parte che dall'altra veda poche donne elette, nel senso che noi ne porteremo certamente almeno un paio alla luce, diciamo, delle dimissioni dopo la composizione della giunta. Dall'altra parte ne è stata eletta soltanto una come consigliera, quindi voglio dire, è un problema di carattere generale che secondo me non si può risolvere soltanto con le quote, anzi dirò di più, le quote non aiutano la capacità delle donne di imporsi a ruoli di rappresentanza e di rappresentatività, come in questo caso ovviamente. Quindi questa è una questione sulla quale ragionare approfonditamente. Noi abbiamo fatto delle liste per favorire per esempio il rinnovamento, sapendo che le liste così fatte avrebbero comunque esposto a rischio tantissimi amici che hanno collaborato con me in questi anni, che sono stati fedeli e attenti collaboratori. Sapevamo che disegnando le liste in questo modo avremmo messo a rischio la riconferma di qualcheduno, però abbiamo fatto questa scelta dolorosa perché sapevamo che era il modo per
proporre un rinnovamento che secondo me è necessario, cosa che forse non è avvenuta dall'altra parte, e anche questa è stata una delle chiavi del nostro successo. È stata una prova di forza, comunque sia di forza, è stata una prova che i cittadini di Lecce hanno voluto dare di giudizio positivo sull'attività dell'amministrazione in primis e sul gradimento sui nostri candidati, anche su coloro i quali, sono tanti, erano alla prima esperienza elettorale, quindi l'aspetto organizzativo evidentemente non è l'unico ingrediente, ma l'aspetto organizzativo vale se attecchisce su un'opinione positiva diffusa. Ti aspettavi questa inclusione? Dopo aver visto la lista sapevo che avrebbe avuto un risultato molto, molto esiguo, lo sapevo, per l'esperienza che ho io mi sono reso conto che era stata costruita una lista per garantire l'ennesima riconferma a qualcheduno, buon per loro e buon per me. I giovani eletti con valanghe di preferenze andranno tutti in giunta, degli noci, Guido, eccetera. Sicuramente sarà una giunta rinnovata, è chiaro, perché no? Il fatto di essere giovani non è una diminuzione. Per cui se si tratta di persone preparate, di persone che hanno consenso, perché no? Cosa ne pensi invece di tutti gli assessori, diciamo, più anziani? L'ho detto prima. È stata fatta una scelta di rinnovamento. Tutti coloro i quali avevano avuto incarichi amministrativi sono stati costretti a candidarsi in una lista molto difficile. La prima dei loro eletti è Nunzia Brandi con 550 voti, che sarebbe arrivata prima in moltissime altre liste. E io ringrazio questi amici che hanno dimostrato ancora una volta un attaccamento alla mia persona e al partito straordinario, a sacrificio anche delle loro posizioni personali. Però questo era necessario proprio per garantire quel rinnovamento che secondo me è stata una delle armi vincenti di questa campagna elettorale, perché la nostra proposta elettorale era una proposta certamente più attraente anche da questo punto di vista, perché si poteva scegliere tra persone provenienti dalla cosiddetta società civile che sicuramente avevano qualcosa da dire e quindi portavano un appeal maggiore verso la nostra coalizione.